Bandoli e bentornati, io sono Zio Ariar e fra uno Star Citizen e un altro non potevo non portare la campagna di questo gioco. Mi sta veramente piacendo e quindi decido di fare questa specie di serie per la rubrica Oltre lo Spazio e spero che vi piacerà e che magari sotto nei commenti mi diciate di continuare a farla, perché comunque devo dire quest'anno, dopo tanti anni, sono tornato a provare un Call of Duty. Questo peraltro nemmeno l'ho dovuto comprare perché mi ha regalato Asher, che ce l'aveva in bundle con la 2080 Ti, quindi grazie Asher, l'avrei preso e poco prima di prenderlo Asher mi ha detto aspetta a prenderlo, te lo regalo io perché a me non piace, quindi Asher mi spiace, ma questa serie la faccio sulle tue spalle. Niente, raga, io direi, al di là di tutto, di andare a vedere la campagna, poi in seconda battuta ci saranno anche dei video con Zinga e con Coludo e con Adam quando si sistema un po'. Un bacione ad Adam per quanto riguarda il multiplayer, la coop, eccetera eccetera. Ci stiamo giocando, devo dire, quest'anno finalmente siamo tornati su un qualcosa di divertente, quindi potrei parlare quasi bene di Call of Duty dopo tanti tanti anni, almeno 5 anni che non provavo un Call of Duty. Questo devo dire, vabbè, ma bando alle ciance, sigla. Welcome to Modern Warfare 2019 e vediamo cosa è successo 24 ore prima a Verdansk. Non so dove sia. Ecco 3-1 a capo Charlie 2, mi ricevi? Questo è un parente del Capitano Price. Zona di atterraggio in vista. A livello del buff. Sono in orario, colonnello. Ricevuto 3-1. Le squadre Hitman sono pronte all'assalto. Potete procedere. Colonnello, abbiamo un problema. Siamo operativi, è troppo tardi. Non finché lo dico io. Eccola là. C'era 3-1, puoi ricevermi. Caposezione Laswell. Caposezione della CIA. Il generale Barkov ha inviato altro gas al suo deposito. I suoi mercenari lo trasferiranno in Urzikstan questa notte. Benissimo, e noi dovremo andare a recuperarlo, sicuro. Potrete ingaggiare, ma non aprite il fuoco. No. Niente incidenti internazionali. Ma figurati. È un gioco pacifista questo. Possiamo sapere se i russi faranno altrettanto. Ricevuto, Alex. Voi trovate il gas. Uomini di Barkov trasferiranno il gas stanotte. Probabilità di trovare il generale Barkov? Dubito che si farà vedere da queste parti. Oh, io ho disabilitato momentaneamente il ray tracing perché ho la 1080 Ti e diciamo è ciucciava abbastanza FPS poi col programma di acquisizione, che ve lo dico a fare, però obiettivamente è qualcosa di spettacolare. Non è tanto diverso da quello che vedo. Vediamo qua, graficamente sto gioco, almeno la campagna, è qualcosa di spettacolare. Due mercenari, niente uniforme. A terra. C'erano due mercenari, però non dobbiamo ingaggiare, capito? A meno che non attacchino loro prima, sì. Ok, abbiamo rispettato quanto ha detto il capo Laswell. Perfetto, lo vedrete adesso anche qui. Attacco richiesto, attendere conferma bersagli. Questa missione già l'ho fatta. Ricevuto 3-1, Viking in attesa. Però ve la volevo far vedere perché che non ci siano è veramente bella. Un veicolo al cancello principale. Mezzo da trasporto medio. Trasporto per il gas. Gli FPS in alto a sinistra.
tutto a ultra, una 1080 Ti, 32 GB di RAM, la mia configurazione mezzo è sotto di pattuglia, mercenari. A ogni video la potete trovare sotto ogni video, quindi nessuna presenza militare russa. Procedi, CIA. 5-59-60X e qui richiediamo l'attacco aereo. Blue Viking 5, qui Echo 3-1, truppe in campo aperto, cancello sud, attacco autorizzato. E questo perché ve lo volevo far vedere, quindi bersaglio acquisito, 5 secondi all'attacco. 5 secondi. Siamo anche... eccolo. A grappolo, ragazzi. Sentite anche l'audio del gioco. Usate le cuffie se potete. Guardate che spettacolo. Buona caccia. Non so se ce l'ho ancora, non ce l'ho più. Facciamo da soli. Sì, ce l'ho ancora. Possiamo ancora vedere. Una sorta di... di casino abbiamo creato, ok. Prego, vada prima lei, dottore. Vada avanti, c'è qualcun altro dopo di me? No, ci sono solo io, perfetto, siamo tre qui. Attenzione, nemici multipli a piedi. Il tempo continua ad arrivare anche gli altri. Aspettate, facciamoli avvicinare. Sì. Quindi mandiamo via questi qui, li facciamo avvicinare un po'. Io mi prendo il primo a destra, ragazzi, ve lo dico. Ecco. Qualcuno ha sparato. Avete fatto sparare. Siete delle pippe, ragazzi. Siete delle pippe, ve lo dico. Non siete riusciti a prenderli in testa. Così imparano ad armeggiare con quella roba. Pure. L'allero. Guardate anche le luci. Se volete lo faccio vedere, anzi, aspettate un secondo, ve lo mostro, il ray tracing qui sotto. Guardate il crollo drastico dei frame. Però... vedete? Non dico cavolate. Più il programma acquisizione, sto a 30 fps. È pesante sia il programma acquisizione che il gioco stesso. Il ray tracing sulla 1080 Ti è, nonostante il computer sia performante e ci siano 32 GB di RAM, è una cosa bella a vedere, ma come ti muovi poi dopo, vedete che c'è quell'effetto drop di fps che comunque ti dà fastidio, no? Un conto è giocarlo, un conto è streamarlo o usarlo mentre con un altro programma che sta ciucciando risorse come OBS, quindi direi, vi faccio vedere subito la differenza. Vedete? Qui è senza ray tracing. Ditemi voi quanta differenza vedete. Soprattutto se vale la pena acquistare a un prezzo folle una 2080 Ti, comprando una 1080 Ti fa questo. Ok, proseguiamo la missione. Non è brutto, no? Ok, guardate il fuoco. Diamogli il colpo di grazia. A chi? A lui? Ecco qua, fatto. Che ci voleva? Bastava dirlo. Ricevuto, Hitman in arrivo. Ok. Dormivi un po' però, ragazzo. Della nostra presenza, ragazzi, nervi saldi. Non c'è niente, ok. Dai, nervi saldi, soprattutto tu, mi raccomando, capitano Davis. Ok. Tu sei salvo? Oh, ottimo. Mitragliatrice fissa al primo piano. È trincerato. Fuoco di soppressione e saliamo. È sotto tiro. Accerchiare ed eliminare. Forza. Prendiamo. Possiamo il anche agganciare, vedete? E allo scoperto. Avanti. Sto ricaricando. Ok. Percone 1 a 20 metri. Movimento. Ho partito un verso.
virgole, ho le tra virgole. Pensavo che eri uno di loro. Vabbè. Stava lì, chi cazzo ha visto? Vicino a quell'edificio. Ok. Ah, va, fanculo nel mese. Ok, ci siamo. In marcia! Ci siamo tutti? Sì, vai. Proseguiamo. Libero! Il gas deve essere dentro. Dato qualche contab, andiamo a cercare gli obiettivi. Libero! 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 Ho detto pure io, tanto. Potrebbe esserci gas. Maschere. Dici? Siamo venuti a cercare il gas. Ok. Cazzo, hanno staccato la corrente. Usiamo le torce. Qui dentro è buio pesto. Ti fammi passare a me, però. Sentito. Chiunque abbia staccato la corrente è qui. Di sicuro. L'avete visto? Trovatelo. Sì, l'ho contatto. Visto. È a terra. Movimento sulla passerella. Abbiamo perso, si è spostato. Quello no. Ciao Cicci. Libero. Via libera. Attacchiamo ok. La corrente. Facciamo corrente in arrivo. C'è corrente. Mission accomplished. Ok. È un problema. Questi sono militari russi. Spetsnaz. Dici? 3-1 a Watcher. Barkov ha soldato degli Spetsnaz. Abbiamo ucciso militari russi. Dobbiamo filarcela. Cazzo. Negativo. Per il comando la missione è prioritaria. Non c'è scelta. Ovvio. 3-1 chiudo. Controlla che sia il gas. Noi prepariamo i camion per l'uscita. Andiamo. È il gas? Vediamo. Dall'esame? Bingo. Gas identificato. Te pareva. Siamo di qui a uffa. Ricevuto forte e chiaro, 3-1. Caricate e rientrate alla base. Ricevuto, muoviamoci. Qui? No. A posto, ragazzi? Vai. A tutte le unità, siamo in movimento verso il punto d'incontro. Andiamo, sergente. Su, forza. Ottimo lavoro, Alex. Adunata al punto d'incontro per l'uscita. Puttacci due RPG. Ho girato. Oppela. Me ne sta a giocare uno. Ho detto oppela. Aia. Ha preso bene. Aspetto. Chi cazzo sono? Te l'ha detto chi sei. Si
Panzer. Bello, Rossi. Bello. No, siamo americani. Perfetto, sto Cristiano Poraccio è morto per errore. Via, 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 un cazzo. Ecco 3-1 a Watcher. Alex, cosa è successo? Un attentato. Diversi marini uccisi. Gas rubato, venite subito. Successone. Ricevuto. Rilevo parecchie forze russe dirette verso di voi. Benissimo. Veniamo a prenderti. Watcher chiudo. Quest'operazione è stata compartimentata. Ma che cosa cazzo vuol dire? Che non hai più autorità, colonnello. Quelli sono i miei marine. Lì serve una forza di intervento rapido. Questo non è consigliabile. Laswell, non sta a te. Colonnello, Laswell. Generale, i miei uomini... Norris, dacci un minuto, ok? Sì, dagli un minuto alla sorella di Morgan Freeman qua. Su. Abbiamo un problema. Il Cremlino ha sospeso le comunicazioni diplomatiche. La Strano. Sesta flotta avanza nel Mar Nero e le armi chimiche sono chissà dove. Stai lasciando dietro di te. Puzza di merda forte e chiaro. Penso a roba personale. Generale, l'intelligence è la nostra arma migliore. Abbiamo già provato l'intelligence. Dammi qualcosa di meglio. Che c'è di meglio dell'intelligence? Come dire, tu sei una cacca. John. Laswell. Dove sei? Al lavoro. Ho un problema. Rossi? Le voci corrono. Le armi chimiche sono in mano ai terroristi. Non so dove siano, Parigi, New York. Londra. Capitano Price, è sempre un piacere. Appena fatto. Trasportiamo a Londra, perfetto. Massima allerta terroristica. Possibili assalitori multipli. Kamikaze o forse peggio. Abbiamo cecchini in posizione. No, negativo. Non deve scoppiare il panico. I terroristi sono d'accordo. Garrick, non trasformare Londra in una zona di guerra. No, non ci pensiamo proprio. Sì, capito. Figurati. Chiudo. Sembra che siamo da soli. Andrà bene. Sì. Diamoci da fare, ok? Dici tu, ok. Sergente. Occhio. Armi in vista. Sono loro. Saber a Raven, furgone bianco. Ah, proprio così, con vetro nemmeno oscurato, cioè in mezzo alla città nel traffico. Ricevuto. Panico, niente panico, signori, non vi preoccupate, ci siamo noi. Via, via! Fratelli, sono qui! Sono qui! Andate! Muoviti, stronzo! Polizia, fermi! Mani in alto, subito! Guarda quello! Ultimo attacco! Non lo ripeterò! Tacci tua, perché non abbiamo sparato? Perché non abbiamo sparato? No! Ho preso pure in civile? No, io no. Non sono stato io. Che cazzo succede là? Detonazione a Piccadilly Circus, colpi d'arma da fuoco, agenti a terra! Qui serve assistenza medica! Mi fate passare? Ok, ok. Sono vivo. Attraverso. Dove? Acci tua, mi stavi a far ammazzare. Mi stavi ammazzando.
l'esercito in campo. Tempo all'arrivo ignoto. Andiamo! E andiamo qua. Chi è che spara? Merda! Wow! Sì, mi sa che mi tocca acchiapparlo in testa. Prima che si fanno una sorta in aria. Armi automatiche! Serve subito! Aie! Yeah. Piegano nel palazzo a E niente! Hai colpito un civile! Ho colpito un civile, ciccio! Agenti a terra! Sì, sì! Da qua devo entrare! Accidua! Quella! Alleato! Grande! Ci vuoto. Sei armato? No, sì! No, sono stato qua dentro a tirargli gli schiaffi! Boh. Che domanda è? Che domanda è? Sergente Garrick! Sì. Vieni! Duma! Io quasi quasi questo me lo piglio però, Occhio agli angoli. Merda, bombe. Dove? Qui ci serve aiuto. Ostaci, in atto. Ui. Ui. Buoni. Aiuti. Mo te veniamo a aiutarci, proviamo almeno. Aiuto. Aiuto. Toglietelo. Vi prego, toglietelo. Sergente, mi servi qui. Eccolo. Aiutatemi. Non sono uno di loro! L'abbiamo capito, ne vediamo sempre che cravata. Aia! Vuoi aiutarlo? Ci provo! Le mie bambine! Esploderà! Non posso aiutarti! Ci riesco! È tardi! Aiuto! Aiuto! No. Che vuoi fare? No! No! Caro mio! A tutte le unità! Problema risolto! Sacrificarne uno per salvarne molti. Tireremo fuori. Questa. State calmi. La dura legge della guerra. Tutto bene. Questo si tratta di guerra. Sto bene. Andiamo. Vai. Abbiamo cominciato benissimo, Price. Proprio della serie sei arrivato te. Abbiamo fatto una tragedia proprio. Perfetto. Purtroppo queste sono immagini che noi, al di là di un videogioco, siamo purtroppo abituati a vedere, nostro malgrado, queste cose. Ci sono state, ci stanno, ci saranno. Purtroppo speriamo di no. Non sarebbe così. Speriamo meno possibile. Speriamo che tutto questo finisca. Abbiamo rischiato grosso. Prima o poi, però, al di là di questa dietrologia. E soltanto per far finta di non essere in guerra. Già, la più grande stronzata del secolo. Allora perché abbiamo le mani legate? Basterebbe togliere i guanti e combattere. Signore. Ho detto signore. Continua. Chi è che faccia British che c'ha il capitano Price? Con non combineremo nulla, capitano. Possono dirci dove, possono dirci quando, ma non come farlo. Seguivamo la cellula da tempo. Avevate informazioni valide? Parecchie, signore. Ok, Garrick. Vieni con me. Vai col capitano Price che te salva lui, te sistema per le feste e te fa fare un sacco di carriera. Al-Qatala ha rivendicato l'attacco. L'ordine veniva dal lupo in Urzikstan. Alex è lì a cercare le sostanze chimiche. Avrà bisogno del supporto dell'ULF. Digli di contattare il comandante. Conosci il comandante? Quanto basta. Fate il mio nome o lo uccideranno. Qual è il messaggio del capitano Price? Comandante Karim. Chiamami Alex. Ti ascolto, Alex. Informazioni riservate. Andate, cugini. Preparatevi. Mm? 48 ore fa è stato rubato un carico di gas russo. Opera di Al-Qatala, sicuramente. I russi non fanno distinzioni tra Al-Qatala e la tua gente. E io non faccio nessuna distinzione tra Al-Qatala e i russi. Sono entrambi terroristi. Non useremo mai quel veleno. Allora aiutateci, prima che... Che cosa? Arrivi in Europa? O in America? Viviamo così da sempre. Comandante, dobbiamo andare. Lui chi è? Come mai l'hai portato Alex con te? Alex, mio fratello è tenente a dirra. Ok, sarebbe... Della CIA? Lavora con il capitano Price. Allora uccidi i russi, vero? Ho degli amici che possono aiutarci. Ma sarà tua sorella a decidere. Ma certo, mia sorella ha il comando.
e i russi si trovano ancora qui. Questa occupazione deve finire. Su questo siamo d'accordo, vero? Ebbene. Quindi... Barkov controlla la città. Questo deve cambiare. Non possediamo missili, ma abbiamo altri metodi. Tipo? Se resti ti aiuteremo. Ma se lo fai, combatti. E allora combattiamo. Oh, certo. Benvenuto in orchestra, se no, Alex. Il gioco finisce, dobbiamo comprare a fa. Anzi, grazie Asher. Queste gallerie sono la nostra salvezza. Ok, vediamo. Oggi in città arriveranno dei comandanti russi. Faremo un'imboscata. Come? Esplosivi. Attireranno l'attenzione. E allontaneranno la sicurezza dalla base russa, lasciandola sguarnita. Ce la metteremo tutta. Se andiamo oltre, perderemo noi stessi. E non perdiamo noi stessi, su. Sii pronto all'attacco. Attenta. Alex, prendi queste cariche. Ok. C4 con detonatori a distanza. Una cosetta. Grazie. Ti affido Farah. Buona fortuna. Farogli la guardia. Farolle la guardia, ecco. Farolle, vabbè. Sara. Yala. Americhi? Sì. Io. Grazie. Lei è? Alex. Sì? Mettilo. Cosa? Questo travestimento. Benissimo. Come mi sta? Se sta bene così, temperi. Va bene. Via. Tarik, la situazione? I russi sono qui fuori. Se vedono le vostre armi, spareranno. In quel caso il nostro piano fallirebbe subito. Alex, non devono vedere le armi. Nascondila dai russi. Ok. Seguimi. Ma è un po' troppo di fretta per i miei gusti, signora Farah, perché... Ecco qua, siamo proprio in mezzo, tutto stambaradam, ok. Le forze di Barkov cazzo cane. Cose che non ci abbaiaccio oggi arrivano i loro ufficiali, perciò saranno ancora più. Al decado, Caruccio. Eccolo, te pareva. Gli stiamo sul cazzo il cane, abbi pazienza. Quasi mai. Lascia ad altri il lavoro sporco. Che tipo di lavoro sporco? Punizioni. Per aver disobbedito. Uomini al lavoro! Donne sui camion! Ok. Qui ci dividiamo. Fa come ti dicono e non darai disocchio. Devo lavorare, quindi? Passa da quella porta, ci vediamo dall'altra parte. Malgrado la mia generosità. Salve, buongiorno signora guardia. Ci sono delle forze in Uzbekistan. Il generale Barkov là. Niente paura, al lavoro. È caduto, è calmo. Come sei nervoso. Sono passato. Sono passato. Nel vicolo. Vedi quel soldato? Sì. Uccidilo. Tieni l'arma nascosta. Ok, pensavo che dovessi. Saturday! Saturday! Mettiti al sicuro, sorella. Ok. Sei pieno di risorse. Bene. Che fa, andiamo? Andiamo. Vai. Sono pieno di risorse. Ho dei contatti poco più avanti. Hanno altri esplosivi per noi. Un botto più grande farà uscire più forze dalla base russa. Salve, buoni uomini. Buoni uomini. I soldati di Barkov hanno trovato i miei contatti. Forse sono già morti. Niente da fare. Serve un silenziatore. Cerca un filtro dell'olio. Silenzierà la tua arma. E dove cerca? Ah, qua. Cerca nelle auto civili. Io tengo d'occhio le guardie. Questo è vuoto. Continua a cercare. Ok. Può andare? Eh sì. Dai, prova ad aggirarli. Oh, se funziona. Gira attorno al camion, lato destro. Ci sto facendo già. Tu prendine due, gli altri a me. L'avevo già ammazzato, Farah. Sta tranquilla. Libero, sta giù. Coltello da lancio me lo piglio, non si sa mai.
E chi c'è? Puoi sparare? Sì. Sì. Segliene due, io penso all'altro. Adesso controlla sulle reazioni. Libero. Ciccia, però sei lenta, eh. Mi dispiace per i tuoi contatti. Abbiamo gli esplosivi. Il loro sacrificio non sarà invano. Li mettiamo dentro l'arma? Ma sì. Seguimi, vado avanti. Salve. Oh, che bei momenti che viviamo in questo paese. E questo cos'è? Ti prego, è solo spavento. So benissimo cos'è. Lo capisci perché facciamo queste cose? Sono morti che non hanno obbedito. Guardali bene. Ok. Muoviamoci. Visto, questo è un crimine di guerra. Se collaborare, possiamo vivere in pace. Per il gas rubato. Barkov vuole dare era l'accordo cosa che possiamo aveva. Fare? Ma a volte completiamo. Puttana, mi sono sbagliato. Sempre le crudeltà di Barkov. È uscita al volo l'arma. Meno male che sono riuscito a mettere l'antonio. E non mi hanno visto a rimetterla dentro. Guarda, Arghilè. Salve, buonasera. Vai là. Di qua, sali la scala. Barkov invia gli elicotteri. Distruggiamoli e le forze della base accorreranno in massa. Così noi potremo attaccare. Non ho detto niente. Sì, metti gli esplosivi sugli elicotteri. E ci proviamo. Se trovi delle guardie, falle fuori. In silenzio. Ritroviamoci qui appena hai finito. Che c'è qua? Dove è Mirino c'è? Come ci salgo qui su? Da qui. Forse. Gli operai sono laggiù. Non c'è né giudice né giuria, soltanto crimine e sentenze. Come si trovo? Sì. Uno per uno alle nostre strade. Montato anche su st'arma di merda. Qua ci passo di qua. Guarda, qui sono tanti però. Eccomi, sono venuto a prendere il blocco, vero? Per andare di là. Salve, porto il blocco, Non si gira. Fatti cazzi tua, tu, fatti cazzi tua, che qui è drammatica la cosa. Mai cacciato da questa terra, da un branco di ladri e terroristi. Noi estirperemo ogni singolo delinquente e controlleremo il territorio per sempre. Uno sta là, elicottero. Non ci sarà qua. Vittoria. Ah, vedi. Guardi all'ingresso. Alex, due a terra. Vicino all'elicottero. Sto ancora cercando di salire. Devi stare calma, mi stai mettendo l'ansia e non è il caso, eh. Dov'è? Sopra là. Sono al bersaglio. Sai cosa fare. Ok. La sua forza lavoro ormai sta scomparendo. Carica piazzata. Sarà un gran bel di l'altro dov'è? Lì. Ora passa all'altro elicottero. È importante fare un esempio di coloro che non obbediscono ai miei ordini. Questi criminali sono vostri amici e parenti. Scitto. Usa le scale. Fermo. Una guardia, in cima alle scale a sinistra. Adesso, avanti.
copro le spalle. Hai dei riflessi felini. In realtà preferisco così. Ok. Abbiamo fatto tutto un lavorone proprio. A parte quelli, quel pezzo in cui sono andato con l'arma. Però. In posizione. Raggiungi la mia posizione. Ti vedo. Ok, Lello. Dai. Questo paese può godere delle sue ricchezze. Adesso. Ma è un privilegio che deve guadagnarsi. Sicura? Con lealtà. L'altra? E obbedienza. Arriva il. Spettacolare, Alex. Bravo. Ora sì. Grazie. Seguimi. Non è che sei botti di Capodanno, eh? Aspetta. A sinistra. Non sparare. Ci provo, non sparare. Ammazza, che è? Rapida! Guarda, ha funzionato. Arrivano truppe di rinforzo dalla base. Bene, i camion sono indifesi. Sono il prossimo bersaglio. Vieni, sotto il camion. Ne arrivano altri. Stammi vicino. Ok. Oi, se proprio insisti. Un regalo da Dio per quando torneranno. Come sei generoso. Grazie. Peccato perdersi lo spettacolo. No, non mi sono perso niente io da qua. Ok. La prossima via ci riporterà alle gallerie sotto casa di Tariq. Via. Cazzo. Via, dietro. Faruzza, dove vai, Faruzza? Vieni qui. Destra. Ok, Faruzza, dove sei andata? Sto perso, eccoli. Fara, che cazzo è questo? Nasconditi, Alex. Giù, nascondi l'arma. Sono troppi. Fermo, immobile. E chi si muove? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poco a poco gli viene lo schiribizzo ad assicurarsi che siamo morti. 8 con quello là dietro. E sparano così a uffa. Adesso, avanti. 9 e 10 laggiù. Lavorone, ragazzi, eh? Ben fatto. Quindi? Alla galleria, presto. Potrebbero arrivarne altri. Guarda, rinforzi dalla base aerea. Il piano sta funzionando. Meno male che sta funzionando qua. Rischiamo la pelle, capito? Ma mica di poco. La porta di Tariq è aperta. Dov'è Tariq? È morto. Ecco qua. Non lascerebbe mai la sua postazione. Andiamo. Così? Buona morte a tutti, proprio in mezzo alla piazza, correndo? Libero. Torniamo giù. Andiamo da Adir. Ok. Andiamoglielo a dire. Gente. Questo è il costo della guerra. Occupiamoci della base di Barkov e le loro morti avranno un senso. Ok. Ce la vedremo brutta. Ci proviamo. Anche loro. Adir ha un piano. Benvenuto a casa mia, Alex. Ci troviamo accanto alla base di Barkov per tenerli col fiato sul collo. Amici vicini, nemici più vicini. Buona. Sai che abbiamo i nostri. Buona come massima, diciamo. Niente granate, improvvisiamo. Non male. Pensi che combattiamo con archi e frecce? No, me ne sono accorto. Bravo, Toto, la mod facciamo City. Non vedi questo, questo coso. Tutti capiscono solo la violenza. Ed è proprio quello che avrà.
Ok ragazzi, diciamo che per come primo episodio può bastare così. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi può interessare che io lo continui. Io avrei interesse a portarvi tutta la campagna, perché comunque merita secondo me la campagna. Poi per quanto riguarda il multiplayer, ho detto, me la gestirò un pochettino con Coludo, Zinga, Adam e chi vuole giocare diciamo il multiplayer bestemmioso di Call of Duty. Ho visto già che c'è qualche miglioramento, alcuni ne parlano bene, altri ne parlano male. A me piace, devo dire, divertente, diverte, ti fa incavolà, però è figo. Perciò se, oh, mazza che anzi, ho capito, seguimi Alex, aspetta. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su, se non vi è piaciuto mettete un pollice in giù, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo al prossimo video, o su Call of Duty, o su Star Citizen, o ma chissà. Ciao ciao!